Ciao amici, anche voi siete golosi e amate il cioccolato fondente? Ecco una ricetta gustosissima che sorprenderà i vostri amici. Dolce senza glutine per 4-6 persone. Ecco come si prepara. 100 g di cioccolato fondente, 70% minimo di cacao, 4 banane, 250 g di crema di mandorle bianche, 40 g di mandorle tritate. Ho già l'acquolina in bocca. Se piace anche a voi, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Preparate la crema di mandorle. Potete comprarla già pronta o farla voi a casa. Nel secondo caso, preriscaldate il forno a 160 gradi, disponete le mandorle su una teglia e infornate per 10 minuti. Versate le mandorle calde nel tritatutto e frullate, ci vorranno circa 10 minuti per ottenere una crema liscia. 2. Preparate banane e cioccolato. Scheggiate il cioccolato e tritatelo in piccoli pezzi, poi fatelo sciogliere a bagnomaria. Tagliate le banane a rondelline di circa 1-2 cm. 3. Create la base del cioccolatino. Spalmate uno strato di crema di mandorle su ogni fettina di banana e sovrapponete formando delle piccole torri. 4. Immersione nel cioccolato. Infilzate con uno stecchino e immergete le torri di banana e crema di mandorle nel cioccolato fuso. 5. Guarnizione finale. Sfilate lo stecchino, guarnite la cima dei cioccolatini con granella di mandorle e lasciate raffreddare. E adesso gustatevi cioccolatini alla banana con la granella di mandorle. Potete mangiarli a merenda oppure dopo cena per chiudere il pasto in dolcezza. Potete assaporarli in silenzio, accompagnati dalla vostra tisana preferita, magari ascoltando un brano di musica classica rilassante. Sono come le ciliegie, uno tira l'altro. Proprietà degli ingredienti principali. Il cioccolato fondente è un potente antiossidante che ha effetti benefici sul sistema cardiocircolatorio. È un antidepressivo naturale. La banana ha ottime proprietà energetiche, effetti benefici sul sistema gastrointestinale, è un frutto amico della pelle. Le mandorle mantengono in salute arterie, cuore e ossa, facilitano la motilità intestinale e donano molta energia al corpo. Quindi, deliziate il palato con queste perle dolci e sane. Per vedere tante altre buone ricettine, iscrivetevi al canale con un clic, così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Mangia consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!